E droga, niente! Giovani d'oggi tutti droga! Capello lungo, droga! Capello lunghissimo! Orecchini! Donne che fumano! Che stagione oggi? L'altro giorno sono stato dal dottore, io ero convinto che c'avevo l'influenza. Nessuno me l'aveva detto, ma me l'accorgevo. Come sono entrato, ho detto, dottore, c'ho l'influenza. Ha detto il dottore, ah, influenza, lo sapete. E te allora vi dovete prendere la vitamina C. Ho detto, dottore, scusate, tengo l'influenza, devo prendere la vitamina C, ma state facendo la droga, B. E intanto qua voi scherzate, ci sono le analisi tutte sballate. E dottore, perché vi fate la droga, le analisi si sballano, è normale. Ha detto, intanto dobbiamo ripetere le analisi, va bene. Ripetiamo le analisi, basta che state calmi. Ma mi sono data la pressione, cioè, ha detto, c'è la pressione a 1,70. Ho detto, io sono 1,60, come dai che la pressione è 1,70? E ci riesce a cimitare la fuori. E poi me ne sono andato fuori, io già stavo nervoso. Incontrato un Beppo che stava più nervoso di me. Un perché? Ha detto, sono andato al dentista. Ha detto, mi ha detto che ci voglio 10.000 euro per aggiustare tutti i denti. 10.000 euro, un perché? Ha detto, quasi pazzo. Mi ha detto il dottore che se voglio mangiare bene, come sto combinato io con questi denti, fra 6 mesi non mangio più. Ho detto, dottore, sì, vabbè, ma se tu gli dai si soldo, dottore, 10.000 euro, il digiuno comincia a fallare stasera. Non è meglio che aspetta 6 mesi. E chi se si fa una droga, 10.000 euro. Che poi sono andato a casa, mia moglie con una tosse, tu c'hai questa tosse e ti vedi il telegiornale, ho detto, che c'è il telegiornale? E tu ti stai vedendo studio aperto. Quando studio sta aperto, fa corrente, giuro su tutto. E la mattina ha fatto venire l'analista a farmi le analisi. È arrivato l'analista, la mattina mi fa l'analisi con questa siringa in mano. Ho del giornale che parlava dei tagli alle pensioni. C'è Stefano Zanzara che mi girava attorno. Lo sono guardato e ho detto, scusate, fra tutte e tre, mettetevi d'accordo. Su poche sangue, chi se la dà a pigliare? Se fanno la droga.